È uno dei principi un po' del mindful eating. Proverò antigravity. Ma due risonanze magnetiche al bacino. Ma pazzo, ragazzi, il solito mio. Ben due pacchi di coro in friggitrice ad aria. È ultra, ultra castagnosa. Buongiorno, buongiorno, questa mattina ho voluto provare a fare i waffle con la waffoliera che ho ricevuto da Lidl. Mi sa che ho messo un po' troppo impasto in quest'ultima. Devo migliorare. Sono già molto proud perché non pensavo venissero. Sembrano essere venuti. Adesso li vediamo. Come impasto ho fatto quello dei giga pancake, quindi farina, semi di chia idrolitina, albume, yogurt e un goccio di latte per allungarlo, perché volevo un composto denso ma non troppo. Se quasi mi girerei, non capisco perché. Mentre loro vanno, io lavoro sui toppings e il tè, quindi qui sta bollendo l'acqua e qui sto facendo un po' riscaldare i mirtilli e i frutti di bosco surgelati e poi come toppings un altro kiwi, questo Sun Gold, che è dolcissimo. Per la parte cremosa di yogurt faccio yogurt greco e latte di soia. Questo perché trovo lo yogurt greco un po' troppo denso e mi rimane un po' sullo stomaco, quindi preferisco allungarlo e renderlo un pochino più liquidino. Guarda, guarda che bello che esce. A me il latte di soia fa impazzire, lo so, strano, non piace tanti, però mi piace tantissimo, e anche a Jimmy in realtà. Noi prendiamo questo qua da Lidl, è un nuovo pack e forse anche un nuovo brand, e secondo me hanno veramente spaccato con questo, e tra parentesi con tutti i loro prodotti vegetali, cioè questa linea di Lidl Vemondo, che penso sia la linea vegetariana vegana, top, buonissimo. Io li giro perché a me sembrano un po' crudissimi, mi sembra che una piastra non cuocia molto. Sono due minuti così. Io non ne posso più di questa cucina. Ecco perché non faccio più vlog, perché non ci si sta. Che c'è sabbia qui dentro. Allora, facciamo un bel impiattamento. Vabbè, io ho sempre visto che li lanciano un po' così a caso, quindi è il mio stile di vita, waffle. Così e così. Madonna, quanti sono? Ah, che soddisfazione, vengono fuori un sacco. Dai, facciamoli carini così, tipo rondella. A giro, no? Trash. Ma come si impiattano i waffle? Ma chi se ne frega, figlio? Ma chi se ne frega di come si impiattano i waffle? Magnate e basta, devi anche andare via. Vai, brutti. Se ne tolgo due, Instagram versus reality. Aspetta, mi si è bagnato il piatto. Cristo. Ah, a proposito,
Vi avevo fatto vedere che avevo preso questi Scottex da Coro, sono degli Scottex riciclabili lavabili, mi trovo benissimo. Io li uso, li utilizzo sia per sostituire lo Scottex che userei adesso, magari fare una passata e butterei, o anche tipo se mi capita di dover pulire per terra così, poi li raccolgo tutti qui e poi faccio un grande lavaggio. 40 gradi si lavano tutti, poi quelli che sopravvivono sopravvivono, quelli che non sopravvivono si eventualmente buttano, però si riutilizzano benissimo, quindi super consigliati. Scottex, riutilizzabili, meno sprechi, meno consumi, ok? Piattamento, disagiato. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Voilà. Dai, ma che bellezza. Che bellezza. Se conoscete le mie ricette noterete che questa ricetta dell'impasto è molto molto simile, sono uguale a quella dei giga pancake, dei pancake o delle crepe, e infatti la sostanza è quella. Però ciò che cambia è la resa, ed è questo è uno dei principi un po' del mindful eating, cioè la variabilità. Cambiare, dare diversi stimoli al nostro occhio e per farlo sentire più appagato. Soprattutto perché, non so se l'avete mai notato, ma... e io sì, infatti ne avevo anche parlato in un video, a furia di mangiare le stesse cose, sempre, quelle cose perdono gusto. Ma non perché non abbiano gusto, ma perché ormai siamo abituati. Cambiare la forma, mangiare un cavolfiore al forno, piuttosto che farsi sempre il purè di cavolfiore, cambia il gusto, cambia il sapore, cambia sotto i denti, cambia l'occhio, e a livello di appagamento da ciò che stiamo mangiando, sarà le stelle. Quindi ora io vado ad appagarmi con i miei waffle e ci vediamo dopo. How do you feel about them fighting over you? Excited. Buongiorno. Buongiorno, ciao amore. Ciao. Ciao. Ma c'è il panciottino che ancora dorme. Ciao. Sveglia papà. Ciao. Questa mattina ho quasi finito di terminare un progetto sul quale sto lavorando da tanti mesi e non vedo l'ora di parlarvene perché capirete tante cose di questi ultimi mesi, di quello che è successo, e adesso sono venuta a un evento dove proverò anti-gravity. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, ho sempre voluto provarlo. E today is the day. I choose second dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never cap in space, I won't stop till I hear him say. In zona sono venuta al centro medico a ritirare le analisi perché ho fatto
fatto una, due risonanze magnetiche al bacino. Era da un po' che sentivo qualcosa, mi dava fastidio proprio l'anca, il bacino, qualcosa dentro, e allora ho voluto investigare. Ho fatto prima i raggi, da lì era emerso qualcosina, infatti mi hanno chiesto di fare la risonanza e da quello che poco capisco non ho alcun problema, quindi sicuramente adesso mi farò spiegare dal mio osteopata, perché gli ho mandato la foto e gli ho detto quindi sto bene, e sicuramente da qui poi ci muoveremo, perché effettivamente noto che meno stretching faccio meglio sto. Quindi o sto sbagliando qualcosa nello stretching, oppure devo insomma andarci a lavorare. Insomma, vi aggiornerò, però sono molto contenta perché significa che sto bene. Tra parentesi, assolutamente farle con il servizio sanitario. Cioè, io ho pagato 36 euro col servizio sanitario delle visite che in privato mi sarebbero costate 400. Fuori di testa, ragazzi, fuori di testa. E ho aspettato forse un mese in più, quindi... Ora torniamo a casa che è tardi, ho fame e tra parentesi mi gira anche un po' la testa, perché figo andare a testa in giù, mi vedete? Ok, figo andare a testa in giù, però cioè stare a testa in giù, il mio corpo non è molto abituato a stare così tanto a testa in giù. Sì, no, perché le verticali ancora non le leggo tanto. Comunque andiamo, perché non mi prende. Ok, let's go home, io e Blanche oggi. Quando sono in giro per Milano giro con il motorino, perché poi in realtà è febbraio ma si sta una meraviglia, sembra aprile, che non è proprio positivissimo, però let's go home. Do questa pasta di legumi bellissima dell'Esselunga del reparto bimbi, nicchia, peperone, topolino, mini, bellissima. Poi sto facendo gli edamame, e questi sono quelli che ho preso al Lidl. Non so se sono dei prodotti continuativi, perché Lidl fa la settimana a tema, c'è la giapponese, la messicana, l'indiana, non lo so, quindi mette alcuni prodotti che però appunto durano la settimana. E adesso metto tutto lì dentro, così che cuociono insieme, sono pronti veloci. Mozzarella tagliata a cubetti fredda. E sto facendo un po' di passata per creare una sorta di sughetto, non so, ma mappazzone ragazzi, il solito mio. Sono stata un po' assente in questi mesi, ma non sono assolutamente cambiata, come non sono cambiate queste cose. Mi sporco sempre, perché io quando verso la passata poi lecco il tappo, lecco intorno, sì, è una cosa un po'... E poi ovviamente finisce tutto qui. Yeah. Che ore sono? 2:20. Piatto qui. Pam, pa, 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 qui c'è il taglierino, qui. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Che c'è? Che c'è? No, lo smatto, no, dai, non c'entro nulla io. Oddio. Dio, le spezie! Aiuto! Si spezzano le spezie! Mi stai urlando in un orecchio! Oh, gli auricolari! Grazie, io no! No, dai! Ho fame! Samba, Simba, là! Vai, su! Sì, e vabbè, allora salire... Dopo questa mattinata mondana... Ecco. Giunto il momento, anzi ormai mi sono già messa a computer e passerò il pomeriggio seduta qua, perché io ho una scrivania, ho un tavolo, ma io preferisco stare sul mio puff sotto sole davanti allo schermo, va? Tra mail, call e editing. Appena finito una call, ragazzi, non vedo l'ora di raccontarvi. Questo è il progetto 2 del 2002, invece ora sto per finire il progetto 1 del 2002. Tanti progetti. Senti, a proposito, tua mamma questa mattina mi ha chiesto: ma posso sapere qual è il progetto? E faccio, qual è il progetto? Il progetto uno di cui ha parlato su Instagram. Ah, no, non ha... Che progetto ha parlato su Instagram? Ah! Non lo so, gli ho detto, guarda, scusi, io non ho visto le storie, però sinceramente... Merenda, yogurt e cereali.
Era buona. Arrivati ben due pacchi di coro con alcuni dei miei prodotti preferiti in assoluto, quindi ve li devo far vedere. Queste sono tutte purea di frutta, questo è purea di mele e questi due sono purea di pere. Queste sono perfette per fare preparazioni dolci, le uso tantissimo e Jimmy ad esempio le usa tantissimo, questo qua, le pere con il parmigiano, bomba. È tornata lei, la crema di pinoli. Questa è droga legalizzata, cioè troppo troppo buona, mi piace tantissimo. E poi loro, questi tra tutti i cracker sono i nostri preferiti in assoluto e sono quelli alla canapa e semi di papavero. Ce ne sono diverse versioni, le olive, tra noi questi sono i nostri preferiti. Muovendoci di qua, ho preso del farro soffiato e le gocce di cioccolato perché ho in mente una ricetta, uscirà brevissimo. Lamponi, questi sono lamponi liofilizzati, li uso tantissimo per fare il baked oats. E tofu, il mio tofu preferito è questo qua, alle mandorle e sesamo, cioè questo, e fatto in friggitrice ad aria, è buonissimo, oppure semplicemente piastrato in padella, non è cornea. E poi per la sezione non food, perché Cora ha una sezione non food pazzesca, ho preso questo tagliere in legno che io lo utilizzo in realtà come prop per foto eccetera ed è bellissimo, bellissimo, ne ho già un altro ma volevo prenderne un altro ancora, questo non vedo l'ora, cavecchia vibes all the way. E poi ho visto questa new entry, questo barattolo che loro usano come porta prodotti loro, insomma, perché loro consigliano di tirarli fuori, metterli nei barattoli, riutilizzare questi sacchi magari per altre cose perché sono sacchi molto resistenti. Però io, siccome ho i miei barattoli di vetro e riutilizzo in realtà tantissimi di questi barattoli per metterci altra roba perché sono di vetro, questo qui l'ho voluto prendere come porta spazzolini. È un po' gigante come porta spazzolini, però mi sembra bello perché mi piaceva che era in ceramica con questo tappo molto molto carino. Guardate anche la sezione non food di Coro perché merita veramente tanto. Cena di questa sera super zero sbatti, perché io alle cene non ho voglia, cioè io, a parte che ho tutto mal di testa oggi, capito? E branzino da solo non c'è andato un po'. A proposito, posso dire, mi sembra che ogni volta che vlog faccio branzino, giuro che lo mangiamo raramente e boh, non lo so. Comunque, branzino al forno che Jimmy ha cartocciato, ci ha messo fette di limone dentro, non so se ci ha messo gli aromi eccetera. In realtà io non ho dei tempi di cottura, diciamo che è una cosa strana, però quando si apre il forno dopo quarto d'ora è pronto quando lo senti sfrigolare, se lo senti sfrigolare è pronto e poi soprattutto si guarda l'occhio del pesce se è bianco, se non è bianco e non sfrigola non è cotto. E poi patate bollite. Yuppidu, yuppie, adesso devo scolare. Dopo averle fatte lesse, le ho buttate in friggitrice ad aria e devo dire che non male. Le ho stracotte lesse, quindi si sono un po' spappolate, però quelle che sono un po' sopravvissute e sono riuscite a farsi in friggitrice ad aria, direi very good. Guardate che crosticina. Top. Ottima idea, Silvia. Una cena che si cuoce tutta da sola. Qui ho anche la zucca come parte di verdure, che però mangeremo dopo come dolce perché questa è ultra ultra castagnosa. Ha appena fatto un giro in forno, ma poi ho dovuto cambiare le teglie, quindi adesso è qua che attende il suo turno per il forno. Tendenzialmente quando dico molto spesso tendenzialmente, me ne rendo conto, quando mangio la zucca non mangio altre verdure perché la zucca è piena di fibre e mi gonfia da morire. Lo sappiamo, vi ricordiamo i video in cui era una palla. Quest'anno invece sto riuscendo a non gonfiarmi troppo perché la mangio con molta parsimonia e faccio questa cosa di non abbinarla a ulteriori verdure, ulteriori fibre. Quindi
cena con branzino e patate, poi come dolcino zucca castagnosa, cannella, anzi speculoos, che è questa polvere, un mix di spezie, speculoos, e burro di mandorle, un must. Direi che come primo vlog di ritorno alle origini, possiamo dire, possiamo concluderlo qui. Mi siete mancati tantissimo, tutto questo mi è mancato tantissimo, ma vi prometto che sono tornata, è una minaccia. Scherzo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, un grande abbraccio e un forte bacio. Ciao!